Ricorre oggi la 14ª edizione della Giornata del Contemporaneo, con l'apertura straordinaria di musei, gallerie e luoghi della cultura. Organizzato da AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, l'evento è dedicato all'arte contemporanea e vede anche nel Vallo di Diano numerosi appuntamenti, tra quelli sicuramente più particolari e interessanti l'abbinamento tra arte classica e contemporanea allestito per l'occasione presso le sale espositive del Museo Diocesano di Teggiano, che propone eccezionalmente, non solo nella giornata odierna ma anche nei prossimi giorni, l'esposizione Vibrazioni dell'Animo con le opere dell'artista valdianese Monica Camerota. Riescono a dialogare l'arte classica e quella contemporanea? Lo chiediamo al direttore del Museo Diocesano di Teggiano, Marco Ambrogio. Questo dialogo che si è stabilito con l'arte di Monica Camerota era improntato soprattutto a far sì che poche opere di questa giovane artista potessero dialogare, avere un filo conduttore con una parte dell'arte antica che è conservata nel nostro museo. E abbiamo scelto le due cappelle laterali del museo. La prima è la cappella Francone, che riporta nelle volte un florileggio che in qualche modo anticipa quella che è l'arte di Monica Camerota. Stessa cosa anche nella cappella Rossi. E la scelta è intervenuta soprattutto per il carattere stilistico e per la cromia, per cui, come si può vedere, ovviamente ci sono dei richiami sia sul modo di operare, diciamo così, artistico stilistico, ma sia anche sulla scelta del colore, che avvicina un po' l'opera contemporanea all'arte antica. E io ringrazio personalmente la Nova Civitas, attraverso la figura di Giuseppe Verga, per aver contribuito a un'organizzazione del tutto particolare nel Vallo di Diano per questa giornata del contemporaneo. È un evento molto interessante a cui abbiamo aderito in maniera importante grazie anche all'appoggio di Nova Civitas, ed è sicuramente una possibilità per riaprire le porte di questo bellissimo museo nell'ospitare un'arte che sicuramente è molto diversa rispetto a quella che ritroviamo in queste sale espositive. L'artista in questo caso è Monica Camerota, un'artista del Vallo, che gioca moltissimo con le cromie, con i colori, e in questo senso abbiamo cercato e ricercato un dialogo ovviamente con le opere presenti nel museo. È un'esperienza molto interessante che ci permette di coinvolgere non solo gli artisti del territorio ma anche di coinvolgere poi gli stessi turisti in un'esperienza sicuramente particolare e innovativa.